Bello questo! Bentornati in questo nuovo vlog in cui andiamo fuori dal nido degli estensi in barca a cercare di pescare, poi ce l'abbiamo fatta, gli alletterati, che piccoli tonnetti, davvero molto divertenti. Buona visione! Bentornati in questo nuovo vlog, siamo al largo del nido degli estensi. Anche Pescador! Siamo arrivati in zona, siamo su... Tante miglia di distanza dalla costa. Non si dice la zona! I motori, stiamo simulando un pescherezzo perché stiamo cercando di attirare i tonni dietro di noi che in teoria vanno in mangianza nei pescherezzi. L'obiettivo è provare a convertire tanti chili di sarde in tanti chili di tonno. Chelino, non segna niente l'eco, non ci vedo virgola. È ancora presto, ancora presto. Michi, possiamo dire qualcosa al megafono lì? Soltanto in caso di ammaraggio si può chiamare. Iniziamo, creare la sarda. Dai, adesso mi metto un po'. Ma dopo che butti le sarde gli metti anche un ammo in mezzo o no? Proviamo. Prima ci ancoriamo. Okay. Oggi siamo fermi. Oggi i motori spenti e fermi. Cos'è questa news? Ma dov'è la birra? Per taglio sarda. Questo qua è fondamentale. Ci dipende tutto se prenderemo un pesce o no da come tagliamo la sarda per la pastura. Cos'è questo attrezzo? Pasturator. Non si può dire nel vlog. Ascolta panca, non mi volevi far fare il bagno, adesso stai tirando delle secchiate d'acqua in acqua per fare del casino. Teodoro, cosa hai pescato lì? Abbiamo pescato una bella bottiglia di prosecco superiore di Valdobbiadene. Tu, piccolo sgombretto, finisci lì. Sto cambiando posizione, dovrei via senza di pesce. Un problema gravissimo oggi. Di cosa si tratta? Abbiamo finito le birre, siamo già distolti. Aspettano ancora 4-5 ore di pesca con dell'acqua e della Fanta. Bene, l'abbiamo attaccato. Ma è attaccato o no? Dove stai andando, Matte? Volevo farlo prendere. Sembrava la scena quella. Dove va, amore? Català. Bello questo. Prendi questo. Prendi la canna dall'altra parte. Fagli la foto. Dai, video. È la paga che prende il pesce questo. A ciappà? Qui. Bello questo, Dai, dai. È una bella roba farla andare sotto, Mica! Bella cazzo! Oh. Carpaccino volante. È rotta. Satisfied. Diciamo che siamo partiti bene. Il cambio posto ha portato sul frutto. Ehi, guarda che nuota, purino. Tu mangi qua e vai a mangiare al ristorante. Vediamo, attaccato un altro. Su. Sì, ma te sei un killer comunque, panca, c'è. Ho capito se abbiamo preso qualcosa oppure no. Abbiamo preso qualcosa? Sì, abbiamo preso qualcosa che si è infilato dentro di là, che poi sta girando di qua, sta facendo il giro di qua. Bene, stiamo rientrando al porto di Lido degli Estensi. Michelino, un commento sulla giornata? Va, 4 letterati, una lezza, direi più che soddisfacente. Bene. Teodoro, saluta il vlog. Ciao vlog. Diglielo che ci vediamo nel prossimo vlog. Ci vediamo nel prossimo vlog. Spero che il video vi sia piaciuto. Ovviamente la pesca è libera, si poteva fare, quindi alcuni di questi pesci li abbiamo tenuti, ma non ne abbiamo sprecato nemmeno un pezzettino. Se ti è piaciuto, se hai qualche domanda, ti invito a scrivere nei commenti o iscriverti ovviamente al canale, e ci vediamo nel prossimo vlog. Ciao.